Ciao a tutti, eccoci con Francesca Di Sidaro per la nuova puntata di Penne e Calamaio. Come vedete, siamo sempre dentro casa perché dobbiamo per forza rimanere a casa se vogliamo stare tranquilli. Questa è una cosa importantissima. Infatti, come vedete, da noi due siamo a casa, però non ci abbattiamo, troviamo tante cose da fare. Francesca, sei pronta per essere torturata? Raccontaci un po' chi sei, chi è la Francesca di tutti i giorni. Allora, io sono uno spirito libero, diciamo. Io lavoro in un'agenzia con l'internet come lavoro, diciamo, quello ufficiale. Poi mi diletta scrivere. Mi piace tantissimo uscire con le amiche, fare shopping e collezionare uomini stolti, diciamo. E niente, sono una grande sognatrice e sono una delle più grandi fan di Adam Levine. Questo è fondamentale perché, insomma, è un punto Assolutamente. chiave della mia vita. L'ho seguito persino a New York, pur di vederlo dal vivo. Lo amo alla follia. Del tuo viaggio a New York se ne è parlato tanto. Se ne è parlato tanto, io l'ho amato, guarda, è stato uno dei momenti più belli della mia vita, un regalo che mi sono fatta per il mio 34esimo compleanno, perché poi proprio il 15 ottobre, l'ultimo giorno di vacanza, c'è stato questo concerto al Madison Square Garden, quindi possiamo dire che la vacanza è stata un regalo che mi sono fatta, consiglio a tutte di farsi un regalo del genere e ho amato alla follia. È stato bellissimo. New York è una città che va assolutamente vista una volta nella vita, ma anche due o tre, volendo. Potendolo fare. In questi giorni viaggiamo solo con la fantasia e attraverso computer e televisione, purtroppo. Guarda, proprio oggi ho sentito una delle parti che ho amato di più di New York, che è il MoMA, che mette online, si può visitare tutte le sue mostre dal 1929. Quindi, per chi volesse approfittarne, l'ho proprio letto poc'anzi, quindi se volete, intanto un passetto a New York, lo potete fare anche voi, Ce una la facciamo. passeggiatina virtuale, insomma. E poi un posto insieme alle MoMA. Beh, considerando poi anche una cosa importantissima che è successa a New York proprio in questi giorni, è stata la chiusura di Broadway. Le Sì. luci di Broadway non si sono mai spente nella storia e invece davanti al coronavirus si sono dovute spegnere. Ci sono dovute spegnere anche le luci di bronzo, quindi noi non ci lamentiamo di dover stare a casa, insomma. Assolutamente, È un dobbiamo rimanere a casa, perché dobbiamo è l'unico modo, sembra assurdo dirlo, ma per poterci salvare la vita, perché il rimanere a casa è salvarci la vita. Parlami. salvarla noi e salvarla agli altri, soprattutto. Non siamo egoisti, mi raccomando. Esatto. Quindi in questi tempi di clausura, perché poi alla fine è una vera clausura. Perché non ci parli un po' dei tuoi libri? Magari c'è qualcuna che ancora non li ha letti e si incuriosisce e passerà qualche ora piacevole Lo insieme spero, allora a te. dunque io scrivo con mani romantiche, prettamente con mani romantiche. Ho iniziato a causa di una delusione d'amore, con L'amore non è per tutti, che è un titolo che mi sembra abbastanza esaustivo rispetto a quella che fosse la mia situazione all'epoca. E ho iniziato perché io in realtà ero lontanissima anni luce da tutto questo mondo romance, mai letto romance prima di allora. Un giorno tristissima, dopo che questo qui aveva fatto un figlio con un'altra, vabbè, lasciamo perdere le stavo in autostrada tornando una sera da uno spettacolo qua di città, mi fermo all'autogrill e trovo questo libro, bello e corto, in primo piano, Ti prego, lascia di stare. Lo compro, lo leggo in una notte e da lì dico, ma che questo genere non è male, e volendo, vista la mia vita un po' tragicomica, potrei attingere anch'io da lei, da essa, per scrivere qualcosina su questo genere. E così ho iniziato con L'amore non è per tutti, ho proseguito con L'amore per noi, poi c'è stato Non lo avevo considerato, e infine mi sono innamorata di tuo marito, che mi ha fatto beccare tanti di quegli insulti che voi non avete idea, ma in Infatti, realtà. infatti,
È una commedia romantica, i bei sentimenti trionfano sempre, non è come pensate, leggetelo, leggetelo. Infatti il tuo ultimo libro ha creato non poco scandalo tra le lettrici, tra i commenti, tutte forse perché la maggior parte si ferma a leggere solamente il titolo. Ovviamente, ma il titolo voleva essere, d'altronde i titoli servono anche a questo, a creare un po' di dibattito, un po' di attenzione sul libro, poi è ovvio che un libro vada letto. Io in realtà tra le lettrici no, e tutte le lettrici che l'hanno letto, a parte ecco quel paio che sappiamo bene, che lasciano quelle recensioni carine, insomma, a parte quelle lì che poi le lettrici non so quanto le abbiano letto il libro, sono state tutte molto soddisfatte, hanno capito qual è il senso del romanzo, quello che c'è, la storia del romanzo, quali sono i veri sentimenti che io voglio far emergere con questo romanzo. Però quelle che invece, perché la maggior parte sono donne, devo essere sincera, come è abbastanza scontato che fosse, mi hanno veramente lapidata pubblicamente sulla pagina, sotto le sponsorizzate, senza aver letto neanche una riga. Mi hanno dato della mia lettrice, mi hanno detto che ho scritto un trattato sull'adulterio, che le donne come me sarebbero da spiegare, e ha capito di poco carini che non starò qui a dire, ma che sono facilmente intuibili. Però io insisto e persisto, rispondo a tutti a tono, sempre usando la massima educazione che da sempre mi contraddistingue, perché se gli altri sono maleducati noi non dobbiamo essere abbassarci al loro livello, e continuo per la mia strada, perché questo libro comunque mi ha regalato tantissime soddisfazioni, come tutti i miei libri, ando a stessi, cioè. E quella è una cosa molto importante. Progetti futuri? Progetti futuri, sto iniziando a scrivacchiare qualcosina. Questa volta mi sono innamorata di uno zolfone. Sto scherzando, però lo zolfone c'è davvero, ci sta nella mia vita e ci sarà in questo libro, perché io poi attingo molto da quello che mi succede nell'andare male per scrivere, perché veramente la mia vita è altro che sitcom americana anni 80, molto molto di più. E l'unica cosa che questa situazione mi ha un po' bloccata, ma non perché in realtà sia depresso o cosa, però sto sempre un po' a casa a pensare, forse è meglio quando esco che poi mi ritrovo in ufficio quando tutti vanno via, perché io sono di solito in ufficio quando non c'è nessuno, perché il mio capo è molto magnanimo, mi ha lasciato le chiavi, mi ha detto fai quello che ti pare. Quindi quando vanno via tutti verso le 6, le 7 di sera, io ci do giù con la tastiera, scrivo, e quindi sto aspettando quel momento lì in cui tornerò a lavorare per iniziare con questa nuova avventura. E quindi inizierai a scrivere come una pazza isterica? Sì, 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 non vedo l'ora, adoro. Mi immagino. Allora, il tempo a nostra disposizione è finito. Ti ringrazio tantissimo per la compagnia e per le risate. Speriamo che i tuoi libri continuino a incuriosire e a far parlare di loro. Speriamo, Sami, speriamo. Io ti ringrazio infinitamente per questa opportunità. Sei dolcissima, ti lombo tantissimo, bello, sai. Grazie a tutti quelli che ascolteranno questa intervista. Vi lombo anche voi, guardate. E con questo chiudo. Ciao ragazze, ciao Franci.